destra me mette il TFR e uno che dice che era di sinistra me lo leva. Ma il problema sarà mio o sarà il suo? Il problema sono io, ve lo dico e lui me lo fa. Io non mi vergogno di quello che dico, io non mi sento mai di quello che dico. Forse dirò qualche sbaglio, dirò qualcosa, poi non lo chiedo. Solo gli stupidi non si pentono, solo gli stupidi non tornano indietro, perché no? Io con qui oggi una persona mi dice, guarda che secondo me è meglio così. Certo che ci penso. Siamo tutti uguali davanti alla morte, guarda, siamo tutti uguali, ti giuro. Non c'è risparmio a nessuno. Prima o poi tocca a tutti, meglio prima a loro che a me, però che te devo dire? Toccherà più a me prima o poi. E allora, invece ricordiamo 2.000 euro a Frigerio, Expo, Tangenti, 4.000 euro Claudio Martelli, Tangentopoli, ancora non ce lo siamo tolto di mezzo, 5.000 euro Pilitteri, Dell'Utri, sta in galera, 7 anni, per associazione esterna di stampo mafioso e si prende 5.000 euro di pensione. E no, e allora io l'ho detto l'altro giorno in Parlamento, io non mi voglio dimenticare, non mi voglio dimenticare di nessuno di loro, voglio continuare a fare questa lotta con persone oneste e trasparenti, e legalmente la voglio fare questa lotta, la voglio fare nelle istituzioni, ci voglio mettere la faccia, voglio che mi controllate come dovete controllare tutti quelli che stanno dentro. E un giorno insieme, quanti siamo oggi, ma molti di più, andremo a chiedere conto. Andremo a chiedere conto a questi ministri che distruggono l'Italia e poi spariscono. Dov'è finita la Cancelleri? Dov'è finita? Abbiamo cambiato ministro, è finito il problema. Dov'è finita la Fornero? Dov'è finita? Però la riforma l'ha fatta. Dov'è finito, Amato? Gli studi di settore. Gli studi di settore, abbiamo chiesto se gentilmente potevano andare ad applicare gli studi di settore all'impresa. Sono nelle zone alluvionate, nelle zone terremotate. L'avete discussa voi questa mozione? Bella dentro l'hanno messa in un cassetto, perché l'importante è che si paghi. E allora signori, non lo dico a voi, lo dico a loro, verremo a chiedere conto. Come mai l'Italia sta ridotta così? Come mai negli altri paesi i fondi europei vengono usati e io ancora sto aspettando la metro C? Sono 10 anni a Roma che aspettavo la metro C. Che